Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati! Un nuovo, nuovissimo episodio di La Raccolta di Nick Reese. Da un bel, davvero tanto tempo che non vi porto un episodio di questa serie. Perché, non lo so, avevo poca ispirazione, ma adesso mi è tornata. Partiamo con un titolo davvero molto, molto vecchio. Pokémon Smeraldo. È stato forse il mio primo gioco di Pokémon che io abbia mai avuto. O forse il secondo o il terzo, ma uno dei primi comunque. Al tempo, allora vi spiego, era un tipo di Pokémon quasi innovativo al tempo. Pensateci, in prima e seconda generazione c'era il classico Team Rocket. Qui invece hanno messo addirittura due team differenti. Altra cosa, il rivale, c'era sempre quello stesso rivale. No, qua ne è addirittura due di rivali. Anche se singolarmente i loro scontri sono davvero molto ridotti rispetto a quando combattevi con Gary o quando combattevi con, come si chiama, quello là con i capelli rossi, non so il nome. Anche la regione invece è quasi metà tutta acqua. Questo è allo stesso tempo bello ma noioso, perché io ho sempre, non credo solo io, ho sempre odiato i livelli dove c'è l'acqua, perché i porca troia sono troppo dispersivi, e questo è il motivo perché non mi va giù. Poi addirittura il campione non è sempre lo stesso, ma può cambiare a volte. Poi in Pokémon Smeraldo c'è addirittura un... mentre in Pokémon Oro Argento c'era Red, qui c'è un'altra persona, un po' più scarsa, magari un po' più scarsa, ma sempre fortissima, parlando di come dire. Il Pokémon è Argento, combatti due regioni diverse, qui ne combatti una sola. Quindi credo sia molto più difficile battere questa persona, che non vi dico chi è. Quindi c'è un ottimo voto, davvero un 8,5 per questo gioco. E al tempo era davvero innovativo come gioco di Pokémon. Mentre Oro e Argento per me sono andati un po' troppo sul riciclaggio della prima generazione. Sempre lo stesso Team Rocket. Il Team Rocket ritorna, vabbè. Oh. Poi ritorni nella stessa regione. E qua. Rincontri di nuovo Red. E che cavolo. Ho comprato Pokémon Rosso 2. Vabbè, ma non sono qui per criticare Oro e Argento. A loro modo erano anche belli, perché a differenza di Pokémon Rosso, lì in Pokémon Oro e Argento c'era un leggendario distinto per ogni gioco. Mentre in Rosso e Verde Foglia c'era sempre gli stessi leggendari, no, lì c'è un Pokémon leggendario distinto per ogni versione che c'è. Sì, anche in quelle successive, ma va bene. Forse Pokémon Smeraldo è l'ultimo, come dire, è stato l'ultimo più innovativo. Dopo sono stati quasi tutti simili. Ma non vuol dire che facciano schifo. Il prossimo titolo è uno con cui vi ho davvero rotto tanto le palle in questi giorni. E anche dall'inizio del canale. Fallout 4. Essendo stato il mio primo Fallout, non posso dirvi se è più schifoso o migliore rispetto a quelli vecchi. So solo che mi è piaciuto, perché ho sempre cercato un gioco di quel genere, open world, dove puoi fare quel minchia che vuoi senza una missione precisa, ma anche una missione precisa, dove puoi scegliere te, come dire. Mi piace il fatto che tu puoi finire il gioco con un'arma di merda, come puoi finirlo con un'arma fortissima. Sì, la libertà di scelta mi piace. Me ne sono accorto anch'io. La trama è piuttosto davvero scarsa rispetto a un gioco di questo calibro. Cioè, ormai, ve la devo spiegare tutta. Sì, allora il gioco comincia nel 2077, dove vita normale. Però ad un tratto arrivano i bombardamenti nucleari sulla costa di New York, mi sembra. Così dobbiamo direttamente scappare. Dato che noi eravamo ex soldati dell'esercito, ci è stato permesso di entrare nel Vault quando ci sarà la bomba nucleare. Guarda caso 5 minuti dopo c'è la bomba nucleare e noi ci salviamo, anche perché ci congelano e per tantissimi anni. Dopo ci scongelano per qualche... per un minuto, due minuti, e vediamo che ci rubano il figlio davanti a noi e ci ammazzano la moglie. Complimenti. Non potevo svegliarmi peggio. Poi ci ricongelano e ci risvegliamo nel Vault, perché il sistema è andato in avaria. Ci svegliamo nel Vault e dobbiamo scappare dal Vault, perché il Vault è tipo malmesso. Dobbiamo assolutamente andarcene e dobbiamo cercare appunto il nostro figlio. Il problema è che con tutte le missioni secondarie che ci sono e quel bastardissimo di Preston Garvey, che un altro insediamento ha bisogno del tuo aiuto, vacci te, non c'ho voglia, ti fa perdere la trama. Ma va bene. Dopotutto mi è piaciuto anche il fatto che puoi farti gli insediamenti. Quelli forse la visuale del personaggio è troppo
troppo restrittiva. Potevano mettere tipo una visuale dall'alto, cose di simile. No, dal personaggio, che è davvero tanto restrittiva. Ma dopo tutto mi è piaciuto, anche come anche l'intelligenza mi dicono che è tanto migliorata. Come gioco in sé lo voto un bel 9, perché poi dipende dai gusti, ma a me è andato decisamente bene. Soprattutto la modalità sopravvivenza, che mi è davvero piaciuta tantissimo, anche se è difficile. È ragionevole, fai più danni tu, ma ne fanno anche loro. Altro titolo, qua si torna indietro nel tempo, invece di Fallout. No, si va avanti, si va tanto indietro, ma tanto indietro. Assassin's Creed, il primo della serie, come ben sapete, è il più, come gameplay, è il più primitivo di tutti, ma allo stesso tempo è il migliore di tutti, perché è quello che c'entra di più la trama. Cos'è la trama? Siamo degli assassini e dobbiamo distruggere i Templari. Il primo è quello che ci va più a segno di tutti. Dopo il 2 e Brotherhood e Revelations, CNC, allora, vanno ancora su Templari, ok, magari più avanti nel tempo, ma si sta lì. Dopo si va tutto a puttane. Ah sì, e dopo sei in America, dopo sei in Francia, dopo sei in Inghilterra, dopo sei... che è TripAdvisor Simulator qua? Ma sto divagando, parliamo dell'uno. Siamo l'assassino, Altair. A quanto pare è quasi, è grado di un grado altissimo della seta degli assassini. L'unico problema è che quando va a Gerusalemme per trovare l'arca dell'alleanza, o mi sembra che doveva attaccare un generale templare, mi sembra, anche lui infrange una legge importantissima della seta degli assassini. Non uccidere innocenti. Lui uccide un innocente, non so per quale motivo. Il secondo, quando riescono ad arrivare all'arca dell'alleanza e a trovare il generale, lui tipo, sono montato, lo ammazzo io, vaffanculo. Fa un altro casino e lui non so, scappa, mi sembra. Oppure, e gli altri due che erano con lui le prendono dal generale e dagli altri che c'aveva dietro. Noi riusciamo a tornarci al quartier generale Masyaf, e sani salvi, diciamo, e non sono riuscito al capo, non sono riuscito a quelli, però intanto arriva uno di quelli là che era con noi, che si è riuscito a salvare, e tipo gli hanno tolto un braccio, suo fratello, gli dice che suo fratello è morto, gli hanno spaccato un braccio, e tutto per colpa di Altair, anche se avrebbe ragione. Poi il generale e il suo esercito arrivano nel nostro quartier generale e si minacciano di quelli, però con una trappola riusciamo a farli scappare. Subito dopo ci puniscono, non so, tipo, fanno vedere che ci ammazzano, tipo, però non siamo morti, in realtà siamo ancora vivi, non ho capito, è un trip mentale. E sì, siamo tornati novizi e dobbiamo uccidere tutti gli obiettivi che ci dice, anche perché, come dire, anche le coincidenze storiche sono fatte davvero bene. Se guardate bene le città in cui vai, due sono appartengono ai saraceni e una sola ai templari, come proprio dire che al tempo i Templari stavano traperdendo contro i Saraceni. È decisamente un ottimo gioco, mi sono piaciuto a giocarlo e rigiocarlo ancora, e anche questo qui si merita un bel 8,5 per completezza e per longevità della trama anche. E il terzo titolo che vi voglio portare, Il Signore degli Anelli, La Conquista. Carino, non è classico, tu usi solo gli eroi, ma usi anche delle classi. C'è la classica modalità storia, dove fai tutto così, e puoi usare il guerriero normale, il soldato, l'arciere, l'esploratore che sarebbe tipo l'assassino, e il mago. Queste sono le classi, tu combatti in prima linea. Ogni tanto, se ci riesci, ti sblocchi anche gli eroi che puoi usare, sono abbastanza forti. Ma succede tipo una volta a missione, due volte a missione, quindi non contateci molto. Però c'è anche la modalità storia alternativa. Come che sarebbe successo se Frodo non avesse buttato l'anello nel Montefatto. Ed è bella, vi giuro che è interessante come modalità. Prima dovete finire la classica. Poi c'è anche la modalità conquista, la modalità deathmatch. Sì, tutto in classe, guerriero. Un battlefield ambientato in Il Signore degli Anelli. Le classi sono bilanciate, forse... Sì, sono bilanciate le classi. Forse una è un po' più... Forse quella dell'esploratore è un po' più OP, ma leggermente. Anche perché riesce a rendersi completamente invisibile e ti pugna alle spalle e ti ammazza sul colpo. Ma devi saperlo usare, perché ti possono sgammare anche abbastanza in fretta loro. Gli eroi ti possono sgammare e ti vedono mezzo trasparente. Comunque, questo gioco invece, come dire, è bello come idea, però non mi ha preso troppo. Mi è piaciuto, ma non mi ha preso tantissimo come Fallout, che ci rigioco anche adesso. Questo è sempre un ottimo, però 7,5 non è un cattivo voto, ma
meno di quelli che ho appena recensito. Recensire è un parolone, è una mia opinione di quelli che vi dico. Questi qua sono quelli che vi ho appena recensito. Se li avete già giocati, ditemi se siete d'accordo o in disaccordo con quello che ho appena detto dei giochi. E ci vediamo al prossimo episodio della raccolta di Nickers, che spero che, arriverà più velocemente di quello vecchio, che è una serie piuttosto irregolare, perché se mi ricordo di farla bene, se mi dimentico, la faccio più avanti. Ok, ciao a tutti, ai prossimi episodi, ai prossimi gameplay, ciao!